E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Mafia, non siamo su Minecraft, non siamo su altri giochi. Oggi siamo su Mafia 1. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questa nuova serie. Magari finendo il primo inizieremo anche Mafia 2 e Mafia 3 magari. Detto questo, iniziamo subito una nuova partita. È il prologo. Penso che qui c'è da ascoltare la storia. Ecco, infatti. Fatemi sapere se queste parti le lascio o le devo tagliare. Però secondo me è importante ascoltare la storia del gioco. Altrimenti dice che ci giochi a fare. Detective Norman, permette. Noi siamo... cioè lui è il protagonista. Questo ragazzo con la giacca. Scusi il ritardo, ma non volevo che qualcuno mi vedesse. Lei capisce. Buongiorno, che le porto? Un caffè, grazie. Arriva subito. Di solito non frequento quelli come te. Ho un affare da proporle, detective. Non sono un uomo d'affari. E anche se lo fossi, non li farei certo con tipi come te. Nemmeno io di solito faccio affari con quelli come lei. Ma questo è un accordo particolare. Conveniente per lei e i suoi superiori, e anche per me. Riguarda certi traffici. Traffici? Beh, diciamo che ho una posizione di responsabilità in un'organizzazione non propriamente legale. Il genere di organizzazione sulla quale gente come lei vorrebbe sapere di più. E io invece, per diversi motivi, non voglio essere... Il suo caffè, signore. Grazie. Ho ragioni personali per non voler essere associato a questa organizzazione. Certo, non è facile uscire dal giro, se capisce cosa intendo. Ho una mezza idea di quello che vuoi dire. Se non sparisci alla svelta ti becchi una pallottola in testa, giusto? Non è la sola ragione. Lei ha figli, detective? Io ho una moglie e una figlia. Non voglio che abbiano dei problemi per causa mia. Niente protezione per i mangia spaghetti che infangano la società. Potevi pensarci prima ai bambini, quindi... Certo, certo. Ma io non chiedo nessun regalo. Quindi ecco la proposta. Il nome Salieri, le dice niente? Salieri? Altro che! Hai a che fare con lui? Diciamo di sì. Ho lavorato per lui per diversi anni. Adesso vuole disfarsi di me. Se proteggete me e la mia famiglia, vi dirò tutto. Nomi, date, cifre, tutto quanto. Abbastanza da sbatterlo al fresco a vita. Non sono Babbo Natale. Se vuoi che ne parli al mio capo, devo sapere tutto. E devo essere certo che deporrà in tribunale. D'accordo, se non ha fretta le racconto tutta la mia storia. Tutto ciò di cui mi sono occupato nel corso degli anni. Ok, non ho fretta e sono tutto orecchi. Ecco, adesso vi racconta quello che è successo. Scusatela che non sto parlando, ma sono anch'io che non mi ricordo bene la storia, quindi voglio capire. Non mi posso mettere a parlare sopra i dialoghi. Quindi nei momenti di scena così faccio scena muta io, perché... Vediamo. Ora lui racconta la storia dall'inizio. Autunno 1930. Lavoravo come tassista. Sì, mi ricordo. Non guadagnavo abbastanza e faticavo dal tramonto all'alba, ma ero contento di avere un lavoro. Era un brutto periodo quello, ma c'era parecchia gente che stava peggio di me. Le macchine degli anni 30, anni 40. Mi piaccio. Fu grazie al taxi che incontrai gli uomini di Salieri la prima volta. Un giorno non ero di servizio, me ne stavo per i fatti miei. All'improvviso sentii uno schianto. Sam! Mi hanno beccato, fanculo! Sta zitto e muoviti! C'è un taxi, siamo a posto. Capii subito che quelli avevano bisogno di filarsela. Così mi dissi che era meglio collaborare che finire con un buco in testa. Muoviti, svelto! Ok, quindi ora inizio io. Devo... Dove si va? Seminare. Dove ti pare, ma veloce! Basta che vai veloce! Più veloce di Sam qui! Partì lasciando metà dei copertoni sull'asfalto. Non importava dove, bastava allontanarsi dai tizi che tallonavano i miei nuovi clienti. Apri bene le orecchie. Ok. Dobbiamo seminare quegli stronzi che ci inseguono, se no siamo fottuti. T'è compreso, capito? Dacci dentro, sì, ragazzo. Ma... se ricordo male non è facile poter guidare. No, 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 no. Giù!
ci muore. Guarda quello come ci muore. Non riesci ad andare più svelto. Ma che cazzo vuoi da me questa cosa? Beccatevi questa! Ok, forse la prima. Accelera se vuoi salvarti il culo! Scappa. Accelera se vuoi salvarti il culo! Ma sta cosa che non ce la fa. Più svelto! Ok, giriamo di qui ora. Così li seminiamo. Forse l'abbiamo seminati, forse. No, non l'abbiamo seminati. Corri. Non riesci ad andare più svelto! È una macchina degli anni 30, ma che vuoi di più? Penso che l'abbiamo seminati. Ma no. Non abbiamo seminati. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Bel lavoro, fratello. Ora portaci al bar di Salieri. Ti indico io la strada. Bar di Salieri, quindi sono già bene. Sì. Purtroppo la cosa che non ho capito di questo gioco è la mappa, ragazzi. Quella mappa è in alto a sinistra. Voi capite cosa servisse quella mappa? Perché di definito ti dice solo dove sono le macchine, non ti dice molto di più. Vedete, queste macchine sono un po' difficili da manovrare. Almeno questo taxi che fa un po' schifo. Poi quando un po' più avanti ci sono macchine anche un po' più veloci e quindi si può ragionare. Il treno lo possiamo prendere, sì. Guardate il treno quanto è bugato. Guardalo. Guardate una cosa, quando io giro la macchina mi mette la freccia, guarda che figata. Cosa che non c'è nemmeno in GTA, ragazzi, vorrei ricordare. Una cosa che ho sempre odiato. Una stupidaggine, ma una cosa carina, la freccia. Siamo arrivati, Salieri il bar. Eccoci qua. Ora che succede? Eccoci a casa. Aspetta qui, amico. Sam ti deve dare qualcosa da parte del signor Salieri. Grazie dell'aiuto, eh. In questo momento si sta cagando in mano, immagino. Che minchia guardi, eh? Oh, e ci vuole tempo. Aspetta un attimo. Guarda che ora caccia qualcos'altro. È solo tutta una messiscia. Il signor Salieri ti ringrazia. E anche io e Poli. Ti manda un piccolo compenso per i danni alla macchina e per il disturbo. Dovrebbe bastare. Certo, grazie. Ringrazi il signor Salieri da parte mia. Il signor Salieri ha detto pure che è in debito con te. Se ti serve qualcosa, vieni quando ti pare. Perché lui non dimentica gli amici che gli danno una mano. Se ti interessa, potremmo persino trovarti un lavoro. La paga è buona. C'è sempre posto per gente in gamba come te. Ok. No, grazie. Ci penserò, grazie davvero. Ora però devo andare, la macchina da riparare e tutto il resto. Certo, capisco. Pensaci su. Ah, e quel piccolo incidente, meglio che rimanga tra noi, capito? Stammi bene. Ok. Ora inizia la sua carriera. Quando aprì la busta quasi mi venne un infarto. C'era molto di più del necessario per le riparazioni. Ma non presi in considerazione l'offerta. Non mi andava di mettermi con la malavita, anche se avevano tutti quei soldi. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Dovevo riparare il taxi e cercare di dimenticarmi la cosa al più presto. Come diceva sempre mia madre, le vie del Signore sono misteriose. Ok. Ah, ora dobbiamo fare il taxista. Alla chiesa di downtown, per favore. Ok. Vabbè, sì, mi ricordo, ora devo fare tipo 3-4 corse dal taxi e poi incomincio le varie missioni. Quindi infatti vi taglierò tutte le parti che camminerò, semplicemente. È inutile farvi tenere queste parti perché... Ok, ci siamo. Dai. Prossimo. Grazie, ecco a lei.
Ora devo fare ancora un altro, tipo 3-4 di fila, non lo so. È libero? Devo andare all'ospedale di Newark. Nessun problema. Dai, sali, muoviti. Eccoci arrivati, sì. Mi lasci di fronte all'ingresso. Sì, lo so. Queste qua me le ricordo. Attenzione, scendi. Anche il prossimo. Ecco a lei. Che fortuna averla trovata. Devo andare al teatro di Central Island. Prenda il Giuliano Bridge, così riusciamo ad arrivarci in tempo. Come desidera. Ok, ci siamo quasi. Lo so che vi state annoiando, ma purtroppo all'inizio in questo gioco è così. Devo fare il tassista. Oh, che palle, ci siamo. Mi lasci qui all'angolo. Vai, vai. Ecco il suo denaro. Arrivederci. Buongiorno, può portarmi a Hoboken al Pompei Bar? Sicuro, salga. Ok, dovrebbe andare ora? Ehi, dall'altra parte della città. E tu. Ci vediamo dopo, ragazzi. Lo so che sto tagliando molto, però è noiosissimo questa parte, credetemi. Non voglio annoiarvi, voglio portarvi almeno alla fine di questo episodio con qualcosa di... un po' di azione, dai. Ok, ragazzi, ci siamo. Dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio, questo. Almeno spero. Dovrebbe essere l'ultimo. Dove che devo fermarmi? Eccoci, mi lasci all'entrata, per favore. Ok, eccoci. Speriamo che sia l'ultimo, davvero. Ecco a lei, tenga il resto. Dimmi che è l'ultimo. Devo andare al parcheggio dell'Emporio Dipartimentale di Little Italy. Che palle. Mi ci puoi portare? Nessun problema, salga. Tutti da me venite, non ci sono altri taxi. Vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo. Cioè, quando arrivo lì, perché questa qua, se non sbaglio, è l'ultima. Dopo avremo qualcosa di figo. Guarda questi qua, guardali. Fatemi passare, per favore. Dai, ma che fai? Che cazzo, scusi, nessuno è perfetto. Ecco, nessuno è perfetto. Stai zitto e ti sto portando là. Ci okay. Siamo. Lasciami pure al parcheggio. Ok, eccoti qua. Dovresti scendere. Gente che mi passa attraverso la macchina, però non fa niente. Questi dovrebbero bastare, tieni il resto. Poi i soldi non li vedo dove. Ora ho bisogno di un caffè. Ah, sia lodato. L'uomo che corre. Ora dovrebbe iniziare. Presi un caffè e mi rilassai in macchina mentre cercavo di beccare un altro cliente. Notai che non ero lontano dal bar di Salieri. Oh, merda! Ti abbiamo beccato. Il signor Morello è un po' seccato. Mi sa che dobbiamo darti una lezione per fartelo entrare in testa. Non mi sa che devo scappare. Quei bastardi si erano segnati il mio numero di targa ed erano riusciti a rintracciarmi. Lui si occuperà di te. Ok. Ora dobbiamo scappare. Finiscilo, non okay, perdiamo scappa. Tempo con lui. Dove? Dove devo scappare? Dovevo andarmene e alla svelta. Non potevo affrontare quel bestione da solo. Mi dissi che forse quello era il momento giusto per riscuotere il debito di gratitudine e di Salieri. Il suo bar era giusto in fondo alla strada e vederlo mi faceva certo più piacere che una mazza da baseball sulla schiena. Credo dobbiamo scappare, dobbiamo arrivare a bar di Salieri. Questo che mi spara che è una mira di merda, amico. Fatelo dire. Guarda, spara colpi al vuoto, non mi colpisce. Destra o sinistra? Non lo so, raga. Ho sbagliato. No. Devo arrivare al bar di Salieri. Ok, ok. Dov'è il bar di Salieri? Porca troia. Qua. Ok, ok, ci sono. Ma non c'è niente, una mappa. Ma dove è finita? Avevo detto alle 3 nel vicolo. Ma fai schifo, stai pisciando a terra. Ora? Scendiamo? Oh, mi ha preso. Ok, dove devo andare ora? Beh, dice che finalmente è arrivato tutto l'accesso. Dai, là. Ma forse è meglio chiederlo al... Quale ha fatto? Aveva detto alle 3 nel vicolo. Guardi Salieri. Corri, corri. Corri, corri. Ci sei? Ci sei? Corri, corri. Ok, ok. Siamo salvi. Siamo salvi. Non porresti entrare.
evidentemente l'hanno sparato. I ragazzi di Salieri mi salvarono la pelle quella volta, ma certo non navigavo in buone acque. Così l'idea dei soldi di Salieri non era terribile. E comunque, come dico sempre, meglio morire giovani e ricchi. Infatti erano uccisi. Così. Beh, sembra che Morello abbia deciso di farmi arrabbiare. Ma io sono uno ragionevole. Come ti chiami, figliuolo? Thomas Angelo. Ho deciso di darti una possibilità, Tommy. Mi piacciono le facce nuove. Polly e Sam già le conosci. Frank è il mio braccio adesso. Si occupa degli aspetti legali del nostro business. Ora ascolta, e ascolta bene. Qui abbiamo delle regole. Non pestare i piedi agli sbirri. Noi li paghiamo. E non ti daranno noia. Però, se esageri, ti si avventeranno concio. Oggi ti darò la possibilità di vendicarti di quei bastardi che ti hanno sfasciato il taxi. Vedremo come te la cavi. Morello controlla un bar frequentato dai suoi gorilla. Parcheggiano le macchine oltre la recensione di fianco al locale. Se sei in gamba, quelli domattina dovranno andare a piedi. Polly verrà con te, non si sa mai. Okay. Andate da Vincenzo per l'equipaggiamento e da Ralph per far vedere un'auto. Quindi noi dobbiamo rubare un'auto. Non mi fiderei di lui. Sembrava perplesso. Ha accettato solo perché non ha altra scelta. Vedremo, Frank. Vedremo. Vincenzo è l'esperto di armi del Don. Si conoscono da quando erano bambini. Qualunque cosa ti serve, dai Thompson ai cannoni, Vincenzo te la trova. Perfetto. Dammi passo tutto. Sempre a trovarlo prima di un lavoro. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Ti presento Tom. Ha appena cominciato con noi. Piacere, Tom. Che posso fare per voi? Abbiamo un lavoretto. Ci serve qualcosa per sfasciare qualche auto. Vai, dammi un fucile a pompa. Questo classico attrezzo sportivo dovrebbe fare il caso vostro, se no... Ho preparato qualche molotov. Già fanno comodo le molotov. Li lanci. Non dovevamo rubarle le macchine, no? Falle esplodere. Ma fate attenzione, Grazie mille, Vincenzo. Riportate indietro la mazza, è di mio nipote. Sta tranquillo. C'è tuo nipote. Ralph, quello che sto per presentarti è mezzo scemo, ma è una specie di genio coi motori. Ehi, chi si vede? Come ti va, Polly? Ehi, Ralphie! Vedo che zoppichi ancora. Allora siamo in due a incespicare. Giusto, io però non sono scemo. Ralph, dai, questo poverino. È Tom. Tom, se gli porti un'auto rubata, la farà diventare tua. E nessuno se ne accorgerà mai. Scommetto che hai la macchina per noi. Esatto. Magari eccola qui. Non è una scheggia, ma dovrebbe andar bene. Grazie, Ralphie. Andiamo. Già vedete che lui si inizia a vestire meglio. Già, diciamo, festa alle Molotov. Va bene, ragazzi. Io penso che questo video possa essere tutto, perché già si è avvenuto abbastanza lungo. Gli devo scappare. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo tipo di gioco. Ancora, anche se ora non avete visto ancora niente, ragazzi, fidatevi. Per chi non conosce questo gioco, vedrete in futuro molto altro. Cioè, è molto più di guidare solo macchine. Ora queste qua sono le cose basi, tipo come GTA, che inizia a rubare le macchine, inizia a fare il tassista, i lavori, eccetera. Detto tutto, noi ci becchiamo nel prossimo video. Ho fatto una bella programmazione di video per quando posso, non ho giorni precisi. Di solito faccio uscire un video 2-3 ogni 2-3 giorni. Cercherò di farli uscire sempre più breve, arrivando a un video al giorno, anche se è molto difficile per me perché io lavoro pure. Va bene, il video finisce qui, ragazzi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate il like e iscrivetevi al canale. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Qui è Tony Halo. Ciao a tutti! Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent.